Ok, il tuo diversivo ha funzionato. Stanno allontanando le truppe da Wall Street. È la nostra occasione. Ora ascolta, io cercherò di entrare nei livelli inferiori. Invece è meglio se tu passi dal tetto. Vai presto. Per la scansione profonda della nanotuta, trova il modo di accedere all'edificio stella. Occultamento attivo. E questo? Tutto a posto qua giù. Occultamento attivo. Rinforzi, non abbiamo molto tempo. Alcatraz, questo posto pare ben sigillato. Dovrai aprirti un varco con l'esplosivo. Cerca una cassa di armi. Fai saltare le porte di sicurezza. Thank you.
stato attivo. Eccoci qua. Senti, non sparare a nessuno lì, ok? Mi servirà assistenza per il nuovo software della culla. Sei pronto? E va bene, allora. Andiamo! Ehi, non spararmi. Non d'accordo, so nessuno. Vedi di attivare i sistemi. Ora voglio esaminare la tuta. Sì, ma certo. Adesso, muoviti! Ci penso io. Solo... Nanoprotocolli attivati. Scansione principale. Oh, non posso crederci. Traumi balistici, cuore e polmoni. A quanto pare i danni maggiori sono quelli al ventricolo destro. Polmoni perforati in più punti, costole rotte. Qui c'è l'imbarazzo della scelta, terza, quarta, quinta. La cassa toracica è a pezzi, i polmoni sono un colabrodo. Altri traumi balistici esterno e vertebre toraciche e lombari. È un cadavere ambulante, Bull. Senza la tuta, guarda che strano. È come se crescesse nelle ferite. È come se si fondesse con i tessuti. Ok, ora basta scherzare. Devi concentrarti sugli strati più profondi della tuta. Vai fino al substrato. C'è qualcosa di strano laggiù. Sembra che siano dei dati aggiuntivi. Ok. Spazio del buffer aperto, tensione profonda in arrivo. Alcatraz, ti chiami così? Alcatraz. Scansione di carico dei sistemi. Ora. Disattivo, ci sto provando. È una trasmissione, merda. Mettendo una cazzo di trasmissione! Oh, merda! Aprite questa porta! Bene. Per tutta la città stanno cercando il tuo bel culo, uomo di latta, ma eccoti qua, già bell'e pronto e impacchettato. Già impacchettato, ma non ancora morto, mi sembra. Giusto? Sì, come no. Comandante Lockhart, metti subito giù quell'arma. Tiratelo su, forza! Cara Strickland! Nathan Gould, è sempre un piacere. Tenetelo d'occhio, e se vi crea dei problemi andateci piano. Dobbiamo ancora interrogarlo. Ti conviene disattivarlo prima di estrarlo da quel coso? Sarà un piacere. Ricordati questo, Prophet. Se cammini piano, va tutto bene. Adesso dovrò infilarti questo affare nell'orecchio. Se crei problemi, allora ti stacco la testa. Ora in piedi. Non provarci con me, Prophet. Alzati e cammina. Che succede, Gould? Dovresti essere felice adesso che la tua grande cospirazione dei cattivi ti prende a calci in faccia. Accidenti, Tara. Se tuo padre ti vedesse in questo momento, lavorare per questi stronzi. E allora sai che mio padre è morto e sepolto, quindi chiudi quella cazzo di bocca. Non l'hai ancora capito, Tara? Non hai capito che questo non è Prophet, vero? È soltanto un...
Conducetelo al prisma e portatelo lì dentro. Adesso è un problema di altri.
L'intervento alle Linshan resta teoricamente un'operazione segreta USA. Laggiù tu sarai i miei occhi e le mie orecchie, Prophet. Proteggere a ogni costo la tua squadra è un precetto che ben comprendo. Sostengo. Ma il tuo compito principale è fare rapporto a me. Se possibile, prelevare dei campioni, altrimenti tornare vivo e raccontarvi cosa hai visto. Adesso ciò che importa sono i dati, i nanosistemi. Ma il tempo è davvero scarso per tutti noi. È tempo che l'intera razza umana si svegli. Ripristino dei sistemi. Agenti corrosivi isolati. Funzioni di base danneggiate. Reindirizzamento alimentazione primaria. Attendere. Dunque, la ricezione della tua tuta non è perfetta. Ma per ora me la farò bastare. Non credo che ci siamo presentati. Jack Hargreaves. Al tuo servizio. Non dubito che Nathan Gould abbia menzionato il mio nome. Ma temo che non abbia parlato molto bene. Ma ora abbiamo ben altre e più pressanti preoccupazioni. Dobbiamo armarti e portarti alla massima efficienza. Allora, in questo momento non sei molto distante dal cuore burocratico e infetto della città. Anche se l'evacuazione dei politici avrebbe dovuto purificarlo, purtroppo ciò che mi ha sostituito non è poi tanto. Ma non fidarti della mia parola. Perché dovresti? La fiducia bisogna guadagnarsela. Vai a controllare tu stesso. Ti guiderò come meglio posso. Ma dovrai penetrare in quel cuore sporco e malato. Laggiù c'è una cosa di cui avrai bisogno. Sistemi primari reindirizzati. Ripristino completo. Quanto pare le alte sfere hanno subito un trattamento confacente al loro status. L'epidemia bovina argentina di 2 anni fa, o a quella della mucca pazza del secolo scorso. Il problema non era uccidere gli animali, quello era semplice. Il problema era sbarazzare. Cosa farne poi di milioni di cadaveri marcescenti? Beh, lì puoi vedere la soluzione sviluppata dai chef. Ci neutralizzano, ci decompongono, riducendo l'impatto ambientale quasi a zero. Esemplare. Attivo. Forza.
morti del municipio. Sì, vedi, fa tutto parte dello stesso sistema di elaborazione della biomassa. Ma a quale scopo? È proprio questo. Il gustoso ma alquanto affascinante. Dalla tua posizione dovresti riuscire a scorgere alcune parti esposte della struttura. La nave di pilota di Roger sarebbe molto buttata all'aria. Cerca qualcosa che assomiglia a una thank you.
Cattive notizie, figliolo. Il Ministero della Difesa ha intenzione di bombardare la barriera Roson e di allagare le zone inferiori della città per sbarazzarsi dei Jedi. Probabilmente, e nonostante le mie proteste, questa follia verrà autorizzata e non voglio che tu ti trovi sottoterra in quel momento. Devi raggiungere il cuore della struttura aliena in tutta fretta e poi fuggire. Non abbiamo molto